ma anche il geologo. Esattamente. Allora, questa qui è la zona della... Aspettiamo che arriva pure di altre persone. È la zona dove comunque fu trovata, per puro caso, la villa, che adesso viene chiamata Villa del Console, dove fu trovato il mosaico. Mi diceva poco fa il professore D'Ascoli come è stato trovato, non lo sapevo nemmeno io, e adesso ho... Chi vi ha autorizzato? Noi abbiamo visto il piacere. A chi? Voi siete bianchi, non siamo riusciti. Sì, sì. Cioè, ma avete perfettamente ragione. Voi venite in un terreno privato e vi autorizzate al modo. Siamo un'associazione culturale, siamo sì, tutto quello che dite voi. Voi avete perfettamente ragione. Cioè, è tutto coltivato. Se succede qualcosa, Candini, che faccio? Ieri mio cognato è buttato da un medicinale. Avete perfettamente ragione. Su questo qui c'è. Allora, ma noi siamo qua e non ci muoviamo. Quindi formalmente vi chiediamo ora il permesso di. No, formalmente no, perché io ce dovevo dire prima a mio cognato. Io mi trovo per puro caso qua. Vabbè, ci possiamo appostare pure in casa, sapendo che siete qua. Il signore è una persona gentile, non ti preoccupare, perché ha perfettamente ragione su questo. Se ci date soltanto un minuto perché noi siamo a vostra completa disposizione. Voi siete il proprietario, siete sempre il proprietario. Quindi sì, soltanto per le scolaresche, per dare un'indicazione, qui ci stava la libera, una certa importanza. Non stiamo facendo niente di male. Noi queste cose ce ne abbiamo precedenti, pure con l'archeologia di Pompei. Esatto, sapete com'è la situazione. Problemi enormi. No, allora, problemi noi non ve ne creiamo, perché l'unica gentilezza, dato che a Ottaviano ci sono oltre 30 ville di una certa importanza, noi stiamo organizzando una passeggiata soltanto per dimostrare che a Ottaviano c'è stata una presenza dell'ambiguità, perché purtroppo a Ottaviano lo conoscono, non è che ci sono le ville romane e non sanno neppure che teniamo. La carcava dei corvi, che ho portato a vedere delle fotografie, che è l'unica bocca sedentaria di tutto il Vesuvio, che è buttato 1800 anni avanti Cristo, e qui nell'anno 80 si è rifugiato Spartaco, e io qui per dire origine del fiume Vis, perché penso che sia... Anzi, questa poesia, che dottoressa da Pompei, ci vediamo Salvatore.